Si può dire che quando un avversario fa autogol è buona creanza far finta di niente, che anzi è il caso di stringergli la mano, che un po' dispiace. Sì, se si è falsi. Se invece si è onesti, si deve ammettere che in certe partite segnare così è ancora più bello. Umiliare l'avversario mai, ma farsi due risate, perché no? Sandro Mazzola in area di rigore, la conclusione con il sinistro, la deviazione di Maddè, pallone che si infila in rete, davvero sfortunato Maddè. Anticipare Coe. Si cross in mezzo, un Gotti sbaglia tutto, Abbiate sorpreso, l'Inter è in vantaggio. Fermo sullo 0-0. Altobelli ci prova dalla distanza, ma la sua botta viene deviata da Baresi e il libero rossonero può solo guardare la palla rotolare in rete. Attacca l'Inter del Trap per la deviazione di Baresi e l'Inter passa in vantaggio subito, 1-0. Destro di Altobelli, autogol di Baresi, Inter in vantaggio. Fino alla fine, all'87esimo, il cross di Ruben Sosa taglia l'area e la staffilata al fulmicotone di Berti pietrifica Sebastiano Rossi, costringendolo al clamoroso autogol. L'Inter capolista vuole chiudere subito la pratica Livorno. Attacca a testa bassa e bombarda l'area toscana. Il vantaggio nerazzurro però, dopo due minuti, lo inventa Mark Fersel. Le cross con il destro di Recoba, scavalcato Amelia. E poi il clamoroso gol di Fersel, Inter in vantaggio.